Salut à tous, ringraziabi de seguir nous per l'information in lingua gorsa da François Corse via Stella e come sempre principiamo coi diduli di vostro Corsica Prima. Secondo Ionu e Brugge su davanti alla Sise e Gismonto per Joseph Aguzzi, che sugui è accusato di aver tombo a Laurent Bracon in 2015 per poesse Bindiga Usoviolo, o di eso i testimoni che sono ospitati a war. E poi continuiamo la nostra settimana consagrata a lingua gorsa, dopo un ritorno nella principale evoluzione istituzionale ieri, parleremo di immersione in scuola, ritroveremo a François Albert Bernardi e uso invitato in diretta da Scuola Gorsa Iuastia. Il progetto continua di adunque oggi davanti a Gorte d'Assise di Ugismonte. Joseph Aguzzi comparisce sempre per aver tombo a Laurent Bracon 6 anni fa in Bastia per Bindiga, poesse, uso violo tombo anche nel 99. Aujourd'hui, plusieurs témoins qui se trouvaient à proximité de la scène de crime au moment des faits sont attendus à la barre. Au palais de justice de Bastia, on retrouve tout de suite Solange Graziani avec Christian Giuliano. Ce matin, plusieurs témoins ont été auditionnés, des fonctionnaires de police, mais aussi une directrice de boutique. Cette dernière était présente au moment de l'assassinat de Laurent Bracon. Le 21 juillet 2015, elle boit un verre avec des amis dans un établissement situé à côté du bar géré par la victime, également attablée sur sa terrasse. La trentenaire entend, selon sa description, des coups de pétard. Elle se retourne et a juste le temps de voir un individu avec une casquette et des vêtements noirs. L'auteur de ces coups de feu correspond-il à l'accusé Joseph Aguzzi? Toute la question est là. Un des avocats de Joseph Aguzzi pose alors plusieurs questions sur les détails vestimentaires. L'auteur des faits était-il en manches courtes? Portait-il une sacoche ou pas? Des questions qui pourraient installer le doute sur la culpabilité de l'accusé. La trentenaire, qui se dit choquée par les faits et encore marquée, répond simplement qu'il est difficile de se souvenir en raison de l'émotion et conclut « on ne vient pas sur Terre pour voir ce genre de choses ». In giustizia sempre impariamo che oggi sarà fatta fine un processo d'assise per il pulizier, il sospettato d'aver minato al sostenitore o a schiaccio Maxime Beux in 2016 in Reims. Questo qui ha avuto appello in sua decisione, ma a Corte Cassazione ha deciso di mandarlo lì stessa davanti all'assise di Amarne per violenza e volontaria incausando una verità definitiva. Il processo avveria casca a Nugibane a fine di 2021. Puoi dire droit tutte le informazioni nel nostro sito internet subito a voi. Un'altra informazione alla corte a 5 giorni dopo il riguso di agamera distruzione d'ex in Provence di rimette a Gherson in libertà, i avvocati ci hanno mandato un comunicato stamane che segui dicendo che sono diluso di decisione e che la giustizia non si riamica giusta con Gherson. L'aiacino di 38 anni è sempre messo in esame e incarcerato in due quadri l'inchiesta dall'assassinato di Jean Livrelli nel 2018. Puoi dire droit qui di noi tutte le informazioni in dans un autre site ou internet. Sensibilisa e informa per ciò che tocca il pericolo di Udreno o di Oligeo di Montesor, un filmetto è stato mostrato ai zideli che mille scolari facendo uso ogni giorno di linea o astia Casamozza. L'ultimo accidente mortale era cascato in Luciana di 2019 con un giovane che aveva musica in delle rete. Cioè dunque a fa caso quando la si traversa un cammino di vero e commissario. Stiamo a sente aia Sant'Evagno, presidente di Gamini Vero e Gorsiga. Les efforts, c'est de respecter les règles, parce que bon, un train, vous savez, c'est très lourd. Donc le temps que ça s'arrête, attendre que le train soit arrêté et pour monter et pour descendre, et aussi ne pas traverser la voie, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui traversent la voie comme ça. Et bon, c'est vrai que nos agents aujourd'hui doivent être très vigilants au fait des jeunes qui traversent, qui descendent, qui montent, des écouteurs. En fait, c'est un peu l'insouciance. Il faut leur faire prendre confiance de la dangerosité, faire prendre confiance aussi des règles à respecter lorsqu'on on prend le train ou lorsqu'on l'attend ou lorsqu'on est sur le quai, on ne traverse pas. Donc c'est toutes ces règles-là qu'on va expliquer très pédagogiquement avec un film. Ecco dunque per il pericolo di Udreno, ora parliamo di un pericolo stradale che torna a un'operazione di sensibilizzazione organizzata stamane al collegio di Ustileto in Ajaccio, ma sa volta guida ed è davvero a sensibilizzazione un passo mica con un filmetto, ma con un gioco e più precisamente con un escape game. Dominique Moret e Marion Fiamma sono sopra luogo e ci spiegano tutto.
Siamo qui a collegio di stiletto in Naiaccio, ai riti c'è una moto che è in terra qui, il y a un falso accidente, i giovani sono chiamati a partecipare a un gioco per sapere per chi Thomas, un uomo di 21 anni, è morto d'accidente andando a strada. Allora Fatavini si impara che Thomas infatti aveva abito e aveva pigliato a droga e i suoi amici casapini hanno fatto di maniera che dopo questa strada quantunque e se, la nemica è tenuto in cunedi e dunque questa qui a causa dell'accidente, si capisce che su yogi qui che si chiama un escape game, su yogi è una maniera di sensibilizzare i giovani di terza a non dare i pericoli della strada. Di poi al principio dell'anno 10 persone sono morte in una strada in Corsica Sultana, a Buledia questi qui ce ne sono 4 che sono morti da accidenti di moto e ce ne uno minore che tuttavia quasi si può dire l'anno di questi giovani che partecipano a su yogi. Il riporto completo a ben in de nostre edizioni di stasera. Continuiamo la nostra settimana consacrata a lingua gorsa e parliamo di un'iniziativa nata si pochi mesi, quella di scuola gorsa. O concetto è semplice, una scuola in dove tutto si va già in corso da mano a sera. Di settembre scorso era la prima rientrata di scuola gorsa in Biguglia e Bastia. Allora forse beffa fa un primo rilancio e mo da ridroa subito a François Albert Bernardi. Salute, si degu Pasqua Castellani, uno di responsabili di Ascola Gursa. E così oggi Andrea siamo Pasquale Castellani che è responsabile di Ascola Gursa di Bastia, di Diet, ce ne parecchie. E non abbiamo parlato di questi quattro primi mesi che sono passati qui a Ascola Gursa e che sono le prime cose che Bobo è avere. Ciò che non gusta di è che per avere l'avventura via di avuto questo è, Ascola Gursa ha piaciuto il suo slancio. I cisili hanno l'aria contenti, i parenti in noi, la maestra in noi, dunque c'è un lavoro, ma l'affare si passa a noi. Giustamente c'è un lavoro di dieta che io ritorno appena di cisili, perché ciò ha detto la cisili a buiva mia in noi, di un cisili che è nella scuola. I ritorni sono piuttosto buoni, sono scuole, sono una quindicina di scuole, dunque sono scuole dove li sono cucurati. Tutto il mondo si occupa egli e di un contesto appena particolare, dunque di una scuola appena in paese, dunque l'affare sono piuttosto buoni. Allora di un funzionamento specifico, se non associo, si occupa della scuola, come si passa allora? Di un associo che porta a scuola, dopo un funzionamento di un funzionamento di una scuola normale, se non è che l'insegnamento è fatto in corso, ma semmai a scuola viaggia come un'altra scuola di un livello pubblico. Allora, l'idea di una scuola dunque, immersiva so rara in Francia. Pochi mesi fa c'era stata una proposizione di legge di deputati per riconoscere queste scuole immersive. A Kinesima Oa si è riconosciuta, si potrà far avanzare le scuole immersive in Corsica? Non sono mica così minoritarie queste scuole immersive, ci sono quantunque 15.000 cittadini che sono scolarizzati in filiere immersive in Francia e in Corsica. Va? E riconosciute, sono riconosciute, ora c'è stata la decisione del Consiglio costituzionale che pone un problema, ma si trova il governo, cerca di trovare una soluzione, discutiamo con il governo perché per sicurizzare la situazione di scuole immersive e di insegnamento immersivo con la federazione Escolim che unisce tutte le scuole immersive di Francia. Ma giustamente ti sei contatti con le altre scuole immersive? E lavoriamo in collaborazione stretta con i catalani, con i waschi, con i ritoni, con gli alsaziani e con tutti questi per far avanzare la causa di lingue minoritarie e lingue regionali. Giustamente l'hai detto, in principio i cittadini imparano qui, chi sono i ritorni di radio della popolazione in generale? Ci può essere altre persone che pensano a mettere i cittadini nelle scuole corse? Allora, quello di un punto assai positivo è che è una culta della società che è stata assai favorevole. Già a livello finanziario siamo stati aiutati sia dai particolari che dalle intraprese, non abbiamo neanche compiuto un progetto perché sono somme importanti, hanno 100.000 euro per fare una scuola per un anno. Ma siamo ben sostenuti e veramente ci sono parecchie persone che vengono a felicitarci, ci incoraggiano. E per quest'anno che viene già abbiamo parecchie domande e abbiamo già quasi da riempire una scuola per rientrare che viene, dunque siamo ancora in dicembre qua. Dunque quello è assai positivo, di un punto più positivo.
Giustamente, una scuola o si può pensare a un condannare la bene parecchie scuole? Beh, un nostro scopo a noi non è mica di aprire una scuola o due scuole, un nostro scopo è di regolare una filiera, di fare una filiera che copre tutto il territorio, e un nostro esempio sarebbe poi ciò che è fatto a Ubaese Oas, quando andiamo verso il 20% di scolari scolarizzati in scuole immersive. Dunque, quando abbiamo un dito a percentuale così, si è in capacità di ria una dinamica alla lingua. Dunque ciò che si passa a Ubaese Oas è di uno nostro scopo qui in Corsica. Dunque ad aggiungere a lavorare per crescere, perché scuola corsica cresca, che l'abri altre scuole e che la faccia un redale in tutto il territorio dell'isola. Si compie il nostro intrattenimento, non ti serve le parole, vi ringrazio. Sono io. E ringraziamo Tramindu, e ringraziamo Inua Tufen, Urtis Verea, che era con voi a Gamera, e qui di noi avremo viaggio di ridroa un riporto completo in nostra edizione di stasera. I gaccia ori erano in bida di ieri a una riunione in prefettura con i club di dir, quelli che bandono l'arme, gli è stato presentato un nuovo sito internet che permetteria di tirare a Zoarma, parte di Lotto e Radio Ghibene. Lo scopo è di fare un punto non tra tutti quelli che hanno un'arma in Corsica, saranno a poco presso 40.000 ufficialmente. Un riporto di Dominique Morecco e Viore e Marion Fiamma. Che dosighi pagaccia, o tiro, o per fare agulizioni, in Corsica 40.000 persone dichiarano di avere una o parecchie armi in casa. A parte da Lotto e Radio, la dichiarazione si farà in l'informatica. Una réunion d'information s'est tenue sur l'une in privitura de Iaccio. On va assurer la traçabilité de l'ensemble des armes sur le territoire. On va assurer également, permettre des contrôles récurrents. Mais on va aussi et surtout simplifier la vie des détenteurs d'armes. On hérite parfois d'armes du père, du grand-père, et on souhaite les conserver. Donc on va mettre en place une procédure en ligne, exclusivement en ligne, pour permettre la détention légale de toutes ces armes qui dorment soit dans les caves, soit dans les greniers. L'arme chiamate di categoria B, venne di mezzi automatici che servono per il tiro per la difesa, domandano un'autorizzazione. Invece, quelle di categoria C, che sono per la caccia, basta dichiararli. Un nuovo modo di dichiarazione adottato dal Ministero dell'Interno e già accettato dai provvisionali. C'est aussi le fait de pouvoir enfin séparer les honnêtes chasseurs et les honnêtes tireurs des autres, si vous voulez. Voilà, des détenteurs illégaux d'armes. Il y a des clients parfois qui ne savent pas comment déclarer leur arme. Oui, tout à fait. Oh, ben ça arrive tous les jours. Les gens qui possèdent des armes depuis 20, 30 ans, 40 ans, qui en ont hérité, mais qui sont ni chasseurs ni tireurs. Des gens qui ont trouvé des armes, des gens voilà, qui veulent les déclarer. In Corsica ci sono 300 armi per 1.000 abitanti, di più che a media nazionale. Dopo i gaccialori e l'autovrivaglio, USIA, Sistema di Informazione non allarme, sa da apra poco a poco ai sportivi e a quelli che facciano agulizione. Ecco per su Corsica prima, al prossimo appuntamento con l'attualità a 7 ore con Delfin Leoni, noi ci troviamo a 8 ore. Buon appetito e a stasera.